Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme con i ferri questa bellissima copertina. È una copertina per neonati. Nel corso del tutorial vi darò tutte le misure in centimetri e inoltre vi spiegherò anche passo passo come realizzare questa bellissima lavorazione, anche se per quanto riguarda questo punto io ho fatto un tutorial a parte e qui vi lascio il link giù in descrizione. Bene, prima di andare al tutorial e prima di andare anche all'occorrente, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Giù in descrizione vi lascio il link delle pagine. Ora andiamo all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per realizzare la copertina io andrò ad utilizzare questo bellissimo filato dell'azienda Lanaio. È un'azienda che si occupa di filati pregiati. Andremo ad utilizzare il Morbidessa e questo qui è un colore di colore grigio. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 90 metri ed è ci consiglia qui ci viene consigliato di lavorare questo filato con dei ferri numero 6. Andiamo a vedere la composizione. Allora, per quanto riguarda la composizione, vedete, è un filato un 100% di pura lana vergine merino extra fine, quindi è un filato di altissima qualità. Infatti al tatto sembra di toccare il velluto, quindi veramente un bellissimo filato che si lavora anche molto facilmente. Poi, per quanto riguarda questa azienda, vi voglio anche parlare di un'iniziativa da parte loro ed è l'adesione ad un programma fedeltà che premia sugli acquisti che si fanno e su ogni acquisto si ottengono dei cashback, quindi è un ottimo metodo per poter risparmiare. Giù in descrizione vi lascio sia il link dove vi potete collegare direttamente alla pagina e quindi scoprire come funziona e come poter aderire a questo programma. Inoltre vi lascio anche il link della pagina dove vi potete collegare per l'acquisto dei filati, compreso anche di questo che ora andremo ad utilizzare per realizzare la copertina. Allora, io per realizzare la copertina andrò ad utilizzare 7 gomitoli di questo filato, queste sette, quindi 7 gomitoli da 50 grammi, e andrò a lavorare la copertina come ci viene consigliato qui sull'etichetta con dei ferri numero 6. Bene, detto ciò, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa bellissima copertina. Allora, inizio a lavorare la mia copertina abbiando sui ferri 103 maglie, senza aggiungere le maglie di vivagno perché andremo a lavorare un bordo tutto a dritto e anche i bordi laterali, quindi non c'è bisogno di mettere le maglie di vivagno. Allora, poi giù in descrizione vi lascio il link dove vi spiego passo passo come si avviano le maglie sul ferro, come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a realizzare un bordino di 8 cm a maglia legaccio. La maglia legaccio non è altro che non dobbiamo fare altro che andare a lavorare tutti i ferri a diritto, quindi sia i ferri di andata che i ferri di ritorno, tutti a diritto. Cioè, non ve li faccio vedere perché è semplicissimo. Quindi, come prima cosa, andiamo a realizzare questo bordino di 8 centimetri a maglia legaccio, cioè lavorando le maglie tutte a diritto. Poi, una volta che abbiamo raggiunto gli 8 centimetri, vi farò sapere quanti ferri ho lavorato appunto legaccio per raggiungere i miei 8 centimetri. Quindi andiamo a lavorare il bordino. Ecco che sono andata avanti per 8 centimetri appunto legaccio, quindi a maglia diritto, e ho lavorato in totale 22 ferri. Quindi, una volta terminato il bordino, adesso iniziamo a lavorare il resto della nostra copertina. Allora, prima di iniziare a lavorare il resto della copertina, ci dobbiamo un po' suddividere il lavoro. Quindi andiamo a fare in questo modo. Allora, abbiamo lavorato il nostro bordino di 8 centimetri e andiamo a lavorare il bordino anche tutto intorno alla nostra copertina. Andiamo in questo modo a creare una cornice. Quindi facciamo in questo modo.
le prime 15 maglie della lavorazione le andiamo a lavorare sempre a maglia di gaccio, le prime 15 maglie iniziali e anche le ultime 15 maglie finali, perché 15 maglie corrispondono più o meno agli 8 centimetri del bordino, quindi facciamo una cosa abbastanza regolare. All'interno, le maglie che ci restano all'interno, perché se ricordate bene, io ho avviato 103 maglie, quindi togliendo 15 e 15, togliendo 30, ce ne restano all'interno 73. Io all'interno andrò a fare una lavorazione che si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 6 più 1. Quindi all'interno ci troviamo con 73 maglie, 72 è multiplo di 6 più 1, 73 e ci troviamo con il multiplo della lavorazione. Quindi, inoltre, la lavorazione che andiamo a fare all'interno è una lavorazione che si sviluppa su quattro ferri di andata e di ritorno, di cui ho fatto anche un tutorial poco tempo fa, di cui lascio giù in descrizione il link. Bene, iniziamo a lavorare il primo ferro. Allora, il primo ferro iniziamo lavorando le prime 15 maglie tutte a diritto, quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Queste sono le maglie, del bordo della nostra copertina. Ora andiamo a lavorare le 73 maglie, del punto e il primo ferro del modulo del nostro punto. Comunque andiamo a lavorare tutto a diritto. Quindi questo primo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Le 73 maglie e anche le 15 maglie finali. Quindi proseguiamo a lavorare tutto a diritto fino alla fine. Il secondo ferro del modulo andiamo a lavorare sempre le nostre 15 maglie a diritto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, mentre invece le 73 maglie centrali le andiamo a lavorare tutte a rovescio. Quindi lavoriamo 73 maglie tutte a rovescio. E così via per tutte le 73 maglie e ci fermiamo prima delle 15 che andiamo a lavorare a diritto. Beh, una volta che abbiamo lavorato le nostre 73 maglie centrali tutte a rovescio, adesso andiamo a terminare con le 15 maglie del bordo, tutte a diritto. Adesso dobbiamo iniziare il terzo ferro del modulo. Allora, iniziamo il terzo ferro del modulo. Io già ho lavorato le mie 15 maglie iniziali a punto diritto. Adesso andiamo a lavorare sulle 73 maglie centrali. Lavoro una maglia a rovescio, poi lavoro nella seconda maglia, non nella prima, ma nella seconda, vado a lavorare un punto a diritto ritorto. Non faccio cadere le maglie dal ferro e vado a lavorare anche la prima maglia e le faccio cadere dal ferro. Faccio un punto a rovescio e di nuovo vado a lavorare la seconda maglia a diritto ritorto, cioè prendo il punto dietro. E poi vado a lavorare la prima maglia a diritto normale. Andiamo a fare questi incroci. Quindi andiamo ad alternare sempre un punto a rovescio e facciamo un incrocio andando a lavorare la seconda maglia a diritto ritorto e presa da dietro qua, non qui normal, come facciamo normalmente, ma dietro, nella costa dietro.
lavoro un dritto ritorto, lavoro la prima maglia dritto normale, le faccio cadere dal ferro, un punto al rovescio e così via su tutte le 73 maglie centrali. Dobbiamo sempre alternare questa lavorazione. Di un punto al rovescio, una maglia dritto ritorto nella seconda maglia, un punto normale a diritto nella prima maglia, le facciamo cadere dal ferro e così via per tutte le 73 maglie centrali. Sono arrivata quasi alla fine delle mie 73 maglie, ho fatto il mio ultimo incrocio, vado a lavorare un punto al rovescio. Faccio un incrocio, vado a lavorare a dritto ritorto nella seconda maglia, nella prima maglia vado a lavorare normale, le faccio cadere dal ferro e termino con un punto al rovescio. Ora le 15 maglie del bordo le andiamo a lavorare a punto legaccio, quindi a maglia diritto fino alla fine. Allora, per il quarto ferro, che poi anche è l'ultimo ferro del modulo, andiamo a lavorare in questo modo. Allora, io come sempre ho lavorato prima già le mie 15 maglie per il bordo a punto legaccio. Adesso iniziamo la lavorazione del nostro modulo sulle 73 maglie centrali e questo è l'ultimo ferro. Allora andiamo a lavorare un punto a diritto, poi vedete le due maglie le andiamo a lavorare al rovescio. Porto il filo davanti al lavoro e lavoro prima la seconda maglia al rovescio. E poi vado a lavorare la prima maglia al rovescio e le faccio cadere dal ferro. Lavoro un punto a diritto e di nuovo lavoro una maglia, la seconda maglia al rovescio e la prima maglia al rovescio e le faccio cadere dal ferro. Un punto a diritto e ancora. Lavoro, faccio un incrocio al rovescio, nel ferro, nel terzo ferro l'abbiamo fatto a dritto, adesso andiamo a fare al rovescio e faccio cadere dal ferro. Lavoro un punto a diritto e così via. Dobbiamo alternare questa lavorazione del quarto ferro su tutte le 73 maglie centrali. Allora, sono arrivata quasi alla fine delle 73 maglie, vado a lavorare la maglia a diritto e le ultime due maglie a incrocio. Al rovescio così. E termino con una maglia a diritto. E poi vado a lavorare le 15 maglie a punto legaccio. Ed ecco ora che per andare avanti con la nostra lavorazione dobbiamo sempre ripetere questi quattro ferri che abbiamo appena realizzato. Vedete che già il punto fantasia inizia a vedersi all'interno e poi questo punto legaccio che fa tutto da cornice intorno alla nostra coperta. Bene, io vado avanti, proseguo per un tot di centimetri e poi alla fine vi farò sapere per quanti centimetri ho lavorato prima di iniziare a lavorare il nostro bordino finale, che poi andremo a lavorare uguale come abbiamo fatto questo qua inferiore, andremo a fare la stessa cosa anche per il bordino superiore. Andiamo avanti e ci vediamo al termine. Ed ecco che sono andata avanti e ho lavorato con questa lavorazione per 64 centimetri, quindi ho ripetuto il modulo per 34 volte. Ora, dobbiamo andare a lavorare il bordino superiore come abbiamo lavorato all'inizio. Abbiamo lavorato questi 22 ferri a punto legaccio, quindi 8 centimetri. Andiamo a fare la stessa cosa ora per terminare la copertina. Andiamo a lavorare 8 centimetri a punto legaccio, quindi 22 ferri andate di ritorno lavorandoli sempre a diritto, proprio come abbiamo fatto per la parte iniziale. Quindi otterremo in questo modo una copertina di 80 centimetri, perché 8 centimetri bordino, 64 che abbiamo lavorato a punto fantasia e più 8 centimetri ancora per il
il bordino finale, andiamo a realizzare una copertina di 80 centimetri. Poi dopo vi farò sapere le misure finali, sì, per quanto riguarda anche la larghezza. Ora andiamo a lavorare questi 22 ferri, appunto legaccio, senza che ve li faccio vedere perché non dobbiamo fare altro che lavorare 22 ferri di andata e di ritorno sempre a diritto per un totale di 8 centimetri, e poi possiamo andare anche a chiudere tutte le maglie. Ed ecco che ho lavorato anche il bordino superiore, i 22 ferri a maglia legaccio per 8 centimetri. Adesso andiamo a chiudere le nostre maglie. Allora, per la chiusura delle maglie, come vi ho fatto vedere anche in precedenti tutorial, non dobbiamo fare altro che lavorare un punto a diritto, poi lavoriamo un'altra maglia a diritto e andiamo ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia che abbiamo lavorato. Un punto a diritto e andiamo ad accavallare, andiamo a chiudere così. Mi raccomando, senza tirare troppo il filo, altrimenti ci viene una chiusura che stringe. Invece, dobbiamo realizzare una chiusura morbida. Quindi lavoro sempre una maglia a diritto e vado ad accavallare la prima sulla seconda. Una maglia a diritto. Se non riusciamo con il ferro, possiamo anche fare con le dita così. E andiamo ad accavallare così e procediamo a chiudere le maglie che stanno sul ferro in questo modo fino alla fine, e noi ci vediamo un po' prima di terminare. Bene, sono quasi arrivata alla chiusura, alla fine diciamo della chiusura. Vado a chiudere le mie ultime 3 maglie, quindi una, due e l'ultima maglia. Faccio la mia ultima chiusura e con le forbici vado a tagliare il filo. Lo faccio passare attraverso l'asola e abbiamo in questo modo chiuso la nostra copertina. Ora, con un ago da lano, con un uncinetto, andiamo a sistemare questo filo attraverso la lavorazione. Ed ecco che la nostra copertina è terminata, quindi un bellissimo lavoro, sofficissima e anche molto calda. Allora, la copertina misura un'altezza di 80 cm, mentre invece in larghezza misura 65 cm. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e di avervi dato, come sempre, uno spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!